Ciao a tutti ragazzi e bentrovati di nuovo sul mio canale YouTube. Come sapete già, questo canale è dedicato al fai da te e anche qualche recensione. Quindi se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale per vedere altri video. Oggi invece faremo una breve recensione a questa sega circolare che l'ho comprata al Lidl e faremo anche qualche prova di taglio. Ma prima di iniziare, sigla! Il suo spostamento dove possiamo chiuderlo in funzione dei nostri tagli.
Allora ragazzi, lei si sposta da 0 a 40 facilmente. Per fermare questa piastra bisogna chiudere qui in modo che resti fissa e non si gira più. Adesso farò anche una breve descrizione di questa sega circolare, quindi va attaccata a 220, 240 e la sua potenza è 1200 watt. Numero di giri senza carico è 5000 giri al minuto. La massima larghezza della lama per la sega è 3 mm e fa i tagli obliqui da 0 a 45 e pesa circa 7,5 kg. Ora ragazzi, volevo fare una prova di un taglio a 90 e di un taglio a 45 gradi. Dovrò fare un taglio a 45 gradi, quindi devo mollare qua, andare a 45 gradi, chiudiamo di nuovo qui. Il taglio è perfetto e pulito. Adesso io ne faccio un altro per fare una prova con la squadra. Adesso questo qua è il taglio di prima. Adesso voglio vedere se è dritto. Quindi spostiamo un attimino qua. È abbastanza dritto. Questo è tutto ragazzi, se vi è piaciuta la mia recensione ditemelo nei commenti, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo col prossimo video. Ciao a tutti!